A tutti, benvenuti all'appuntamento di oggi. L'argomento di questa sessione è uno, diciamo, degli ultimi tra le nuove aggiunte di SonicWall all'interno del portafoglio di soluzioni di sicurezza. Non è proprio un'aggiunta vera e propria perché qualcosa di specifico già esisteva, però adesso hanno creato un prodotto completamente standalone che ha l'obiettivo di andare a proteggere proprio una determinata serie di soluzioni di sicurezza. Parliamo oggi quindi del Web Application Firewall, il WAF, che è una quindi delle ultime soluzioni introdotte da SonicWall. Io spero che nessuno di voi abbia avuto dei problemi di accesso. E quindi procediamo con la nostra attività. Allora, innanzitutto inquadriamolo. Che cos'è questo Web Application Firewall? Web Application Firewall è un firewall che controlla, che filtra e che blocca i flussi di traffico da verso un sito, un'applicazione web. Quindi abbiamo già circoscritto bene quello che è l'ambiente di utilizzo. E il WAF è normalmente configurato sulla rete come fosse un reverse proxy. WAF è normalmente configurato sulla rete come un reverse proxy, quindi HTTP/HTTPS, posizionato davanti a uno o più siti web oppure applicazione, quindi c'è un posizionamento specifico all'interno della rete. Compito del WAF è quello di ispezionare ogni pacchetto utilizzando un insieme di regole che analizzano sia la logica applicativa a livello 7 delle applicazioni e dei siti, andando quindi a filtrare tutto quel traffico potenzialmente dannoso e in grado anche di sfruttare exploit presenti sull'obiettivo. E vedremo poi nel corso della presentazione ci sarà un momento in cui andremo un pochino più in dettaglio con una demo sul WAF di SonicWall, a vedere quelli che sono proprio i vari componenti che possono essere utilizzati per attivare i protocolli di sicurezza all'interno della piattaforma. I Web Application Firewall quindi sono strumenti di controllo che vengono comunemente utilizzati nella realtà enterprise per proteggere i propri sistemi esposti, che quindi reggono servizi, contro exploit, zero day, infezioni da malware, minacce sconosciute, vulnerabilità. Prova con Firefox. Qual è lo scenario invece dove ci muoviamo? Abbiamo anche, come al solito, analizzato abbiamo fatto anche un'analisi economica, no? Poi in bibliografia avete tutti i riferimenti dei dati e delle tabelle che sono stati utilizzati per valutare, diciamo, questi scenari macroeconomici dove ci andiamo a muovere. Intanto, quindi parliamo di un mercato delle soluzioni WAF che ha raggiunto un valore di 2,37 miliardi di dollari nel 2017, quindi assolutamente una cosa valida e importante, ed è previsto in crescita fino a 5,92 miliardi nel 2023, quindi con un tasso medio annuo di crescita su questo quinquennio 2012-2023 del 16,5%. Rispetto ad altre soluzioni dove si raggiungono tassi di crescita annua del 27, del 30%, siamo comunque a una interessante crescita a doppia cifra e quindi un sintomo di assolutamente di possibilità e di opportunità anche su questo tipo di prodotti e di soluzioni. È un mercato che viene segmentato in base intanto alla tipologia di componenti che andiamo a utilizzare come WAF, che possono essere soluzioni standalone oppure tipo di servizio, oppure a servizio, tipicamente fruibile attraverso piattaforme di cloud pubblico. In base poi alla dimensione dell'organizzazione, quindi soluzioni tagliate per aziende di piccole e medie dimensioni, soluzioni tagliate per aziende di fascia enterprise. E poi in base alla verticalizzazione, quindi servizi bancari, servizi finanziari, assicurativi, rivendita, edugov, salute e sanità, e quindi sono queste, diciamo, le tre segmenti che ci consentono poi di andare a discriminare tra la nuvola di produttori specifici di queste soluzioni. A seconda quindi delle dimensioni e del tipo di organizzazione, un attacco andato a buon fine può tradursi in un piccolo fastidio
Oppure abbiamo visto che può raggiungere anche dei livelli di dramma finanziario, no? Quindi consentendo, anzi inibendo poi alla vittima la possibilità di rialzarsi, quindi rendendola proprio permanentemente fuori gioco. Ci sono stati diversi casi in passato di sfruttamento di vulnerabilità che poi hanno portato a una distruzione della reputazione dell'attaccato. Qua vi ho portato un esempio, anzi un esempio, l'ultimo Gartner per quanto riguarda i WAF 2018, sono tutte soluzioni che sono normalmente blasonate, no? Quindi Imperva, leader di settore, F5, Akamai, Sonicol non c'è. Sonicol non c'è perché ovviamente il prodotto è veramente nuovo, 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 quindi come vi dicevo è l'ultima soluzione che è stata inserita all'interno del catalogo come prodotto standalone e ha vissuto un po' anche di trasformazione in questo inserimento, quindi non è stata proprio linearissima, è nato con una tipologia di licensing e poi invece adesso è arrivato al licensing che poi vi mostrerò finale. Okay. Queste soluzioni però sono soluzioni che generalmente vengono previste in fascia enterprise, quindi se andiamo a valutare ad esempio un prodotto come Imperva, è un prodotto che sicuramente ha un costo legato proprio alla fascia enterprise. Noi ovviamente rimaniamo fedeli al nostro ambito SMB con una soluzione che può assolutamente scalare per andare a proteggere, diciamo, tutta una serie di applicativi e soluzioni, partendo quindi da un ambito SMB di posizionamento. Da che cosa quindi va a proteggere il nostro web application firewall? Va a proteggere i clienti dei siti web che le aziende espongono su internet e che possono essere in pericolo se finiscono ad esempio su di un sito compromesso. Questo sito compromesso, che da una parte è compromesso in maniera invisibile, incognita rispetto all'attaccato, però può diventare veicolo anche di infezione di malware o furto di credenziali. Dopo vi porterò due esempi operativi di questi possibili scenari. Un interesse particolare hanno suscitato da sempre nei criminali, le organizzazioni governative, quindi quelle direttamente collegate alla massa degli utenti, come possono essere siti legati all'attività pensionistica, eccetera, e siti di e-commerce. Questi sono i due settori in cui c'è il maggior numero di tentativi di compromissione. L'e-commerce è testimone in particolare di una moltitudine di tentativi volti a causare inattività prolungate, quindi perdita di business, oppure accesso a database interni, quindi sfiltrazione di dati. Ricordiamoci poi che oggi su questo tipo di scenari c'è la spada di Damocle anche del Regolamento Generale della Protezione dei Dati, che quindi in taluni casi determina anche la necessità di notifica, no? Del data breach con tutta la conseguenza che ne deriva. Mentre il 65% degli attacchi che si sono orientati al settore finanziario sono stati finalizzati al furto di credenziali attraverso il login dei visitatori sul sito web vittima, in particolare con tecniche simili al cross-site scripting. Tutti questi cyberattacchi ad applicazioni e siti web stanno proprio tirando, diciamo, la fuga a quello che è l'adozione e quindi alla crescita dei tassi di adozione di soluzioni WAF in quello che è il quinquennio che vi ho indicato prima, quindi 2018-2023. Quindi ormai sono talmente tante le violazioni, talmente tante le esigenze di una protezione sofisticata per tutto quello che è esposto sul web, che ovviamente il mercato di WAF diventa un mercato di crescita a doppia cifra, come abbiamo visto. Ecco, uno dei repository oppure dei progetti, ecco, chiamiamolo pure progetto perché effettivamente ritorna anche nella sua denominazione. Uno dei progetti più importanti che lega tutti gli strumenti di protezione delle applicazioni web è il progetto OWASP, l'Open Web Application Security Project. Questa è un'organizzazione no profit, ne avete sicuramente sentito parlare spesso, okay, di questo tipo di questo tipo di organizzazione, che ha il compito quindi di fornire soluzioni che per quanto riguarda le soluzioni di sicurezza delle applicazioni web. In particolare, l'OWASP, con cadenza abbastanza regolari, propone il top 10 delle
dei rischi di sicurezza delle applicazioni web. L'ultima release proposta da OSPA è datata 2017, quindi dentro questo strumento assolutamente disponibile, poi ve l'ho linkato anche in bibliografia, ci sono i consigli e i tool forniti. Viene fornita questa lista per aiutare gli sviluppatori non solo a implementare ogni misura necessaria per garantire la protezione, quindi è proprio un decalogo di quelle che sono le 10 applicazioni, le 10 attività più rischiose che possono essere veicolate tramite un sito web e tutti quelli che sono gli strumenti per andare a proteggerle. E come vi dicevo, una cadenza abbastanza sistematica nella riproposizione, dove ogni passaggio dell'OWASP dal 2014 dal 2013 al 2017, perché è stato questo il passaggio precedente, c'è stata ovviamente anche un'indicazione di come sono mutate le esigenze di protezione rispetto alla moltitudine degli attacchi che sono stati rilevati. Ecco, nonostante queste vulnerabilità possono essere fixate con misure adeguate, solo il 30% delle applicazioni ha superato lo scan dell'OWASP nel 2017. Okay? Meno del 40% dei software sviluppati internamente ha superato l'OWASP Top 10, Policy Scan, e per quanto riguarda invece le applicazioni sviluppate da terzi, quindi quelle acquisite magari dalle aziende sviluppate internamente, si aggira intorno al 25%. Quindi sono una serie di tool, di strumenti che ci consentono anche di validare tutta una serie di siti web, codice, applicazioni, che aiutano quindi anche a dare poi delle statistiche sul grado di copertura, sul grado di immunità che poi una progettazione sicura e corretta porta rispetto all'utilizzo della risorsa internet da parte degli utenti. E quindi diciamo, questo OWASP alla fine riporta nella top 10 una propria tassonomia degli attacchi, quindi abbiamo cross-site scripting, quindi con del codice HTML malevolo inserito in un campo dati, abbiamo SQL injection, tipo di esploit l'attaccante cerca di aggiungere del codice in un modulo di missione dati di un sito con l'obiettivo poi di ottenere accesso a risorse, modificare dati, hidden field manipulation, in cui i criminali cercano di riscrivere il codice sorgente di una pagina web alterandone alcuni valori, e nasconde in campi nascosti, postando quindi il codice manipolato nuovamente all'interno del server vittima, il cookie poisoning, in modo di alterare dei valori parametrici inseriti all'interno dei cookie per corrompere i dati di navigazione condivisi dalle pagine web. E poi abbiamo buffer overflow, session hijacking, layer 7 DOS, eccetera. Ci sono quindi tutta una serie di attacchi dedicati esclusivamente all'ambiente web, no? Che possono dare origine che possono dare origine ad due scenari. Quelli che vi riporto qua sono i due scenari principali. Per rispondere un attimo a Stefano, che mi ha detto tutti gli attacchi che un normale firewall non riesce a bloccare, qua parliamo anche, questo è l'esempio che vi riporto, di attacchi che sono poi veicolati in un certo modo e per i quali il firewall deve essere capace e abilitato a proteggere in un certo modo quella risorsa che viene esposta. Quello che vi riporto qui è un attacco di tipo waterhole, è un attacco che normalmente viene rivolto agli utenti che visitano un sito web che è stato preventivamente compromesso. Quindi, dal lato dell'attaccante abbiamo prima di tutto la necessità di andare a compromettere un sito web. Quindi un sito web può essere compromesso individuandone quelle che sono le vulnerabilità, analizzandone quindi le possibili possibilità di interazione e quindi andando a individuare una falla su cui poter far attecchire un determinato malware. A quel punto il malware è pronto, è disponibile su quel sito che magari viene normalmente, al giorno d'oggi è sempre così, viene normalmente proposto in maniera cifrata ai propri utilizzatori. Quindi la sequenza che abbiamo in questo caso è la possibilità da parte di un utente di andare ad accedere a un sito web protetto in maniera cifrata. Da questo sito web in qualche modo vedessi scaricato un malware, un drive-by, tutta una serie di strumenti che poi il criminale hacker mette a disposizione della matrice di attacco sul sito web compromesso. Il malware scaricato in modalità cifrata. Un firewall tradizionale, l'utente domestico, l'utente da casa, l'utente di un'azienda che ha il firewall stateful tradizionale, non in grado di individuare il malware e
il malware che quindi va a infettare la macchina client. In questo caso abbiamo un utente che è protetto da sistemi che non hanno capacità di individuare zero day, quel malware magari è stato utilizzato come una variante di qualcosa di già noto, ma quindi non con signature già disponibile per un antivirus tradizionale. Il firewall non ha capacità ispettiva a livello di sessioni cifrate, quindi consente di creare una crittografia end-to-end tra la postazione dell'utente e il sito web vittima dell'attacker, ma punto di dispersione del malware. E sull'endpoint non abbiamo una protezione avanzata, quindi sulla macchina dell'utente non abbiamo una protezione endpoint avanzata. Quindi questo cocktail di situazioni fa in modo che l'utente da un lado si trovi sicuro per aver ceduto a un sito cifrato, si trovi a scaricare un, in questo caso un piccolo connettore JavaScript, e a questo punto il fatto che una volta lanciato, quindi accettato l'utente che considera affidabile il sito, lanciato quel tool, si trova la macchina compromessa. Poi da lì normalmente possono nascere tutta una serie di problematiche che si possono portare dietro, ransomware, sfiltrazione di dati, eccetera. Normalmente tutte le attività di attacco non viaggiano mai da sole, ma sono sempre concentrate con più attività per riuscire a svolgere più compiti nello stesso momento. Quindi in questo caso abbiamo un sito che risulta essere compromesso con il malware e quindi diventi un tentativo di dispersione di malware. La seconda attività che invece vi volevo proporre è un attacco di tipo cross-site scripting. In questo caso abbiamo sempre il nostro criminal hacker che individua il nostro bersaglio, no? Quindi ha la necessità di compromettere un server legittimo non inserendo del codice malevolo, no? Abbiamo visto prima che gli attacchi legati all'ambiente finanziario hanno un obiettivo diverso di quello di compromettere l'attaccante, della vittima, no? La vittima o chi frequenta quel sito, hanno l'obiettivo di sfiltrare dati, no? Quindi, invece di inserire nel codice malevolo, nella maggior parte dei casi ha l'obiettivo di andare a esfiltrare dati confidenziali che sono stati inseriti dall'utente all'interno di quel sito. Quindi, innanzitutto, l'obiettivo dell'hacker è quello di individuare un sito legittimo. Può essere, ad esempio, un sito di e-commerce. Andare a scansionare questo sito in modo da identificare quelle che sono le vulnerabilità. Ci sono diverse tecniche, tra cui fingerprinting del sistema operativo, analisi della tipologia di web server, versione e piattaforma su cui gira, in modo da collezionare una serie di informazioni che poi lo aiutano ad andare a cercare all'interno di internet tutti quelli che sono gli exploit che sono già stati esposti, e che gli consentono quindi poi di andare a compromettere il sito web target. Come ho detto prima, OWASP Top 10, il 40% dei siti risulta non passare a quelle che sono le problematiche legate alle prime 10 minacce. Ecco, questo purtroppo è figlio di un'attività di patching che non viene in maniera costante, quindi si trovano sempre costantemente dei sistemi esposti su internet che hanno tutta una serie di problematiche esposte, no? E ovviamente l'hacker dà statisticamente fiducia su questo tipo di scenario per poter raccogliere poi i risultati di questa dimenticanza, di questo lassismo di aggiornamento. L'hacker quindi va a creare una connessione utilizzando un exploit predefinito, quindi in questo caso sul sito di e-commerce va a interagire con lo script di acquisto andando a caricare un proprio exploit all'interno della procedura di acquisto che ha un duplice compito. Quindi il nostro utente visita il sito legittimo, che è compromesso, però ovviamente è incognita questa compromissione, non lo sa l'utente, non lo sa chi espone l'e-commerce, completa il proprio acquisto e quindi clicca sulla procedura di checkout. Okay? Questa procedura di checkout va a innescare l'exploit di cross-site scripting, autorizzando quindi direttamente da parte dell'utente la comunicazione dei dati di pagamento non solo al sito web legittimo, ma contemporaneamente anche dal sito di cattura che
che il nostro criminale hacker ha messo in piedi. E quindi grazie a questo script manipolato viene spedita una copia di tutte le informazioni di acquisto da parte dell'utente direttamente sul sito dell'attaccante. E molto spesso il sito dell'attaccante è un sito che risulta essere valido, ok? L'esempio che vi riporto adesso, questi diciamo sono gli scenari, un esempio reale che vi riporto è l'esempio di British Airways, 7 dicembre 2018, e British Airways ha annunciato un data breach che ha coinvolto 380.000 dei suoi clienti. E analizzando poi tutto quello che era successo all'interno dei loro sistemi, hanno rilevato che la compromissione è stata causata da un attacco di tipo cross-site scripting sul sito di pagamenti. Quindi erano alla fine 22 righe di codice inserite nello script che processa il claim dei bagagli, no? Quando si va ad aggiungere il bagaglio all'interno della posta, del proprio biglietto, eccetera. Criminal hacker hanno attivato un sito da loro controllato, sul quale hanno addirittura previsto una cifratura con certificato TLS legittimo. Quindi hanno pagato un certificato vero per fare una comunicazione sicura tra il sito, il sito vero, diciamo, di British Airways con dentro queste 22 righe di codice e il proprio sito di destinazione dei dati catturati. Quindi hanno esattamente svolto la procedura che vi ho descritto in precedenza, però su un cliente che non ti aspetti, no? Una British Airways non ti aspetti che abbia quelle così esposte sui propri sistemi. Vi riporto anche un esempio locale, che è successo il mese scorso, un nostro partner, abbiamo collaborato insieme, stiamo ancora collaborando, che ha tutta una serie di sistemi Zimbra, Collaborative Solution, schierati quindi presso i propri clienti, quindi non abbiamo un sito web o stato, abbiamo una situazione locale, che purtroppo si è trovato a sperimentare dei problemi molto grossi in seguito a un exploit reso disponibile proprio per Zimbra e targetizzato da dei criminali hacker russi su diversi dei loro clienti. L'obiettivo era capire se quindi la soluzione WAF fosse stata utile e potesse essere la soluzione per consentire di mettere in protezione l'accesso al web server di Zimbra, in modo da poter consentire agli utenti di accedere in maniera tranquilla e sicura, lasciando fuori i tentativi di attacco. Ho avuto modo di interagire direttamente con Sonicwall, quindi tramite una serie di percorsi sono riuscito ad arrivare ai responsabili del PSIRT, che è Product Security Internet Response Team, quindi la parte che analizza tutte quelle che sono le possibili esploitazioni o exploit disponibili per i prodotti Sonicwall, e in questo caso abbiamo proprio analizzato, quindi abbiamo fornito tutta una serie di indicazioni per i quali ci hanno dato una disamina di quello che era la possibilità di attacco sfruttando quella vulnerabilità, quel Metexploit, e hanno rilevato quindi l'attacco composto da due momenti, uno che sfrutta la vulnerabilità XML External Entity e l'altro che sfrutta la vulnerabilità Server Side Request. Allora, per quanto riguarda la prima, la vulnerabilità quindi XE, data dai due CVE del 2018 e del 2019, il PSIRT team è stato assolutamente completo nel validare il fatto che queste signature sono presenti a bordo del WAF. Quindi ve l'ho riportato in un esempio qui sotto, e quindi il WAF è capace di andare a intercettare e prevenire questo tipo di attacco. Le altre signature invece, le altre vulnerabilità, quindi legate al server side request forger, al momento non sono presenti sul WAF. Ora, il fatto di avere quindi il tentativo da parte dell'hacker che utilizza il Metasploit di Zimbra, quindi quello dato dai due CVE, targetizzando quindi il web Zimbra esposto, da modo con un WAF messo davanti di riuscire a proteggere, quindi l'attacco non potrà avere successo proprio perché queste signature individuano quel tipo di attività da parte dell'hacker e vanno quindi a bloccare quel tipo di
tentativo di sfruttare l'exploit. Il WAF di Sonical quindi utilizza una combinazione di riconoscimento di firme virali con una ispezione approfondita dei pacchetti, che opera anche a livello di profilazione applicativa. Quindi c'è un modulo che ci consente anche di andare a registrare le attività corrette che può fare un'applicazione in modo da utilizzarli come pattern per dare una validazione di quello che può essere il percorso di un utente nei confronti della risorsa che viene esposta. E il motore di scansione delle intrusioni è un motore ovviamente ad alte prestazioni, quindi l'hanno scorporato da quello che era la soluzione precedente. Chi di voi l'avrà visto utilizzato ha visto già il WAF come modulo all'interno delle macchine SMA, quindi questa scorporazione consente di utilizzare un motore a più alte prestazioni, con un'architettura basata su eventi per garantire una difesa dinamica dalle minacce che sono ovviamente in continua evoluzione. Minacce quali? Quelle individuate da OWASP, minacce web avanzate come possono essere attacchi DOS o distributed DOS. Quindi layer 7 DOS, anche ci sono tutta una serie di strategie, ci sono anche degli attacchi lenti che vengono portati piano piano in modo che i sistemi non se ne accorgano, ma vadano a saturare in tempi ragionevolmente lunghi tutte le risorse di una macchina. La prevenzione della perdita di dati, grazie alle capacità di mascheramento, quindi c'è la possibilità di andare a costruire delle maschere per inibire data leakage prevention su determinate informazioni, quindi non vogliamo che le carte di credito possano passare da un'altra parte se non sul sito legittimo che vengono comunicate da altre parti. L'aggiunta fondamentale con i Capture Advanced Threat Protection, quindi la parte di sandbox che ora diventa quindi un ulteriore motore di alimentazione di quelle che sono le informazioni di sicurezza anche del WAF. Ovviamente sappiamo che tutto quello che è incognito, tutto quello che è rilevato magari dall'engine dedicato a real-time di in-memory inspection ha la capacità di avere delle informazioni molto, molto puntuali, molto aggiornate su quelle che sono minacce mai viste prima. Di Sonical la chiama Never Before Seen. Quindi questa integrazione nel modo di poter sfruttare tutta quella parte di deep learning e tutta quella parte di intelligenza che risponde alla Capture Security, alla parte di sandbox, che quindi va a alimentare nuovamente il prodotto. E ci sono quindi dentro la soluzione, nei settaggi, tutta una serie di elementi di protezione, quindi protezione protezione attraverso le signature, protezione della manipolazione dei cookie, tentativi di fingerprinting dei web server vengono riconosciuti, tentativi DOS vengono riconosciuti, quindi sono tutte delle strumenti di web security dedicati esclusivamente a parte web che via via possono essere attivati sui vari sistemi che vengono poi messi sotto protezione. Ok. Posizionamento, come abbiamo detto all'inizio, è un posizionamento che trova la sua normale soluzione davanti al website, quindi nell'attacco di cross-scripting di prima, ovviamente il tentativo di iniezione di malware all'interno di malware, di script all'interno del sito web target viene riconosciuto dal WAF e viene impedito di sfruttare da parte criminale che quell'exploit con un messaggio che viene predisposto, ci sono diverse tipologie di messaggi che potete specificare, in cui all'attaccante si fa vedere che la parte di sistema è protetta e quindi non c'è modo di poter accedere. Un'altra soluzione invece di protezione è in locale, quindi una soluzione locale dove magari abbiamo il nostro Next Generation Firewall che protegge una nostra DMZ e quindi abbiamo una doppia possibilità di utilizzare WAF in modalità Single Armed Mode o Dual Armed Mode. Quindi potremo sfruttarlo in Single Armed Mode in una DMZ con la porta X0 configurata che quindi con il firewall che redirige il traffico di controllo dal WAF alle risorse interne, oppure modalità Dual Armed Mode, simile a quella che abbiamo visto precedentemente, legata quindi al fatto di avere una porta d'ingresso e una porta di uscita in direzione quindi della parte server, da poter quindi gestire. Quindi abbiamo queste due interfacce generalmente che possono essere configurate sul sistema. Come dicevo, la parte di licensing è una parte che è stata abbastanza evoluta.
quindi nasceva in un certo modo. Questa è la soluzione finale che al momento propone Sonequall. È un prodotto standalone ed è dimensionata secondo due parametri: sito web o web app da proteggere e traffico mesi da gestire. E in base a questo sono state fornite 5 versioni differenti, quindi la Pro, la Small, la Medium, la Large e l'Unlimited. L'Unlimited è stata aggiunta ultimamente, quindi è stata proprio l'ultima aggiunta, e da un punto di vista di pricing, come abbiamo detto, il target è l'SMB. Abbiamo la soluzione Pro, si vede malino, ma poi l'ho ritrovato assolutamente sul sito, nella sezione WAF, Web Application Firewall, dove abbiamo quindi la possibilità di avere la protezione di un sito, di un website, che faccia un traffico di 10 giga mese ad un prezzo di 122 euro di listino. Quindi quello è il nostro punto di partenza. Quindi abbiamo un sito con traffico di 10 giga mese che può venire protetto con un'istanza di WAF a 122 euro, fino ad arrivare alla soluzione Unlimited, che prevede la più grossa 100 website o web application da proteggere, con un traffico di al limite gigabyte per uno per tre anni, e quindi abbiamo una soluzione che risulta essere quella più costosa. 122 euro anno, confermo, quindi c'è la sottoscrizione di un anno ed è un abbonamento, quindi è un servizio che viene attivato su l'annualità. L'annualità o i tre anni, quindi quelle sono le due opzioni che sono previste. Quindi abbiamo la Pro, la Small, la Medium, la Large, sull'annualità singola o sui tre anni. Web app o website è qualsiasi applicazione HTTP o HTTPS che può essere acceduta tramite un browser, ad esempio un website o un'applicazione di produttività come ad esempio Outlook Web Access. Ok, quindi quelle sono le tipologie di sito, ok, che vengono specificate all'interno del servizio. Quindi quando consideriamo un website, consideriamo un'applicazione web, come può essere Outlook Web Access, o un sito web specifico che può essere acceduto dal browser, quindi un FQDN distinto. Per aiutare nel dimensionamento corretto dell'ambiente WAF, Sonequall ha reso disponibile un foglio di calcolo, poi ve lo invierò attraverso il follow-up delle mail, attraverso una mail di follow-up, scusatemi, e questo foglio di calcolo consente di individuare due elementi. Prima, il taglio del vostro abbonamento WAF. Nella prima parte, magari se zoomate un pochino non riuscite a vedere, ma comunque poi ve lo mando, vi chiede sostanzialmente vi fa una serie di richieste, come ad esempio qual è il tipo di requisiti di banda che deve avere il vostro sito web. Quindi vi chiede megabps di un throughput medio, typical website visit, vi chiede megabps di throughput di picco, quando abbiamo le rush hour di accesso al sito, e abbiamo il numero di ore dei picchi di throughput in un mese. Quindi vi chiede in un mese quanti sono i picchi di throughput, vi chiede qual è il numero tipico delle hit su website per ogni giorno, e quindi dategli un numero, quindi ad esempio 50 total website visit per day, oppure e una media di due pagine visitate per ogni utente. Vi chiede se il vostro sito serve anche per fare download di file, per fare documenti, per fare i software, quindi vi chiede il numero di download in un mese e i megabyte di media che vengono scaricati, come pure vi chiede se il sito serve per fare upload di file, e anche in questo caso vi chiede il numero di upload e la dimensione media dell'upload. Più siamo accurati nel dare questo tipo di informazione all'interno della nostra maschera, ok, e più il sistema riesce a dimensionare correttamente lo scenario WAF che vi dovrete attendere. In questo tipo di scenario, quindi con i dati riportati qui dentro, abbiamo che il sistema stima un utilizzo al mese di 8 giga e quindi vi consiglia di utilizzare una licenza di tipo Pro. E quindi abbiamo definito che licenza utilizzare per il nostro primo sito. Successivamente ci spostiamo sulla seconda tabella del nostro foglio di calcolo, dove andiamo a dimensionare
l'ambiente in cui questo WAF dovrà essere installato, quindi l'ambiente fisico. E questo ci serve quindi per specificare quelle che sono le risorse, no? Che poi dovremo dare a disposizione dell'ambiente. In questo caso ci va a chiedere quanti sono i siti web che il WAF dovrà proteggere e lì ci dà un'indicazione di quanti sono le licenze pro, quanti sono le licenze medium, quanti sono le licenze large, eccetera. Che tipo di security vogliamo attivare? Quindi da un punto di vista di elementi di sicurezza, cosa vogliamo attivare come servizi, se le signature, se le comprehensive signature, un elemento è un insieme più grande di signature da utilizzare, se la protezione contro il cross-site request forgery, la protezione del capture ATP, quindi sono tutti elementi di protezione che andiamo aggiungere, quindi che vanno a compensare, vanno a definire quindi il carico che dovrà avere la macchina. E andiamo a specificare quello che dovrà essere il throughput cumulativo che si aspetta di gestire l'appliance virtuale, ok? E quindi con questi dati, quindi un pro website, un medium website, un large website, quindi abbiamo tre site da proteggere per un totale di 600 Mbps di throughput di picco che dovranno gestire. Il sistema ci dà come indicazione di utilizzare WAF Virtual Appliance su un ambiente con 4 CPU virtuali, su una macchina di classe server, 4 giga di RAM e 80 giga di spazio. Quindi questo file diventa ovviamente fondamentale per andare a specificare la licenza che vi serve e il sizing della macchina dove questa licenza dovrà essere installata. Quali sono i vincoli? Quindi dobbiamo considerare anche il licensing è stato pensato in questo modo, in modo da tenere sotto controllo l'utilizzo. Quindi l'utilizzo dei dati viene monitorato in base alla capacità cumulativa di tutte le licenze che sono state applicate. Nel caso di Pro, i dati tracciati sono fino a 10 giga. Okay? I dati vengono tracciati ogni giorno, considerando una sliding window, quindi una finestra di visualizzazione, una finestra di analisi di 30 giorni. E se su questa finestra di 30 giorni si superano i 10 giga di traffico che sono stati previsti, vengono emessi 5 avvisi. Ok? In seguito agli avvisi e a nessuna azione che è stata portata a sistemazione, diciamo, della situazione di allarme, il sistema disattiva i servizi di sicurezza e il WAF diventa semplicemente una VEX proxy. Questo finché l'utilizzo dei dati diminuisce nuovamente, quindi va sotto soglia, e i servizi vengono riattivati, oppure finché non si aggiunge ovviamente capacità di attività. Quindi se ho bisogno di maggiore traffico dati è possibile ad esempio comprare licenze aggiuntive, quindi sono tutte steccabile all'interno della stessa macchina. Ad esempio, per gestire un flusso da 40 giga mese posso prevedere di acquistare tre licenze pro oppure una licenza small, dipende in questo caso da ovviamente quanti website devo proteggere, perché tre licenze pro uguali consentono di avere tre licenze pro oltre a quella già prevista, consentono di avere quattro site, una licenza small consente di avere un website. Ok? Un altro vincolo legato al numero di sessioni: il numero di sessioni dipende dalla dimensione dell'appliance virtuale, per quello diventa fondamentale il calcolo l'utilizzo del foglio di calcolo per dimensionare correttamente l'hardware su cui andare a impiantare la macchina virtuale. Il numero di sessioni dipende dalla dimensione dell'appliance. Ad esempio, con la sola protezione basata sulle firme virali, quindi di tutte le possibilità di configurazione di servizi di sicurezza, consideriamo solo le signature base. E una CPU composta da due, e un hardware composto da due virtual CPU, il WAF consentirà di gestire fino a 6.000 transazioni SSL al secondo. Se attiviamo altri servizi di sicurezza, come ad esempio la parte ATP, come ad esempio la parte di protezione estesa delle signature, si ha un peggioramento di una di quelle che sono le performance. Quindi, generalmente la regola empirica è che per ogni dimensionamento con due CPU virtuali si ottengono circa 6.000 transazioni SSL al secondo. E per quanto riguarda invece come dicevo prima, la stackabilità, l'esempietto che vi ho fatto prima, se abbiamo uno scenario dove sono 30 i website da proteggere e questi 30 si trovano su singolo server, se si trovano su singolo server o su più server, abbiamo 30 FQDN, 30 applicazioni distinte, sono necessarie 30 licenze, se tutti hanno FQDN differenti e servono configurati come diverse applicazioni web. È probabile quindi che 30 siti web in uno scenario come questo, che risiedono su di un singolo server, prevedono anche un consumo di banda che possa essere ragionevolmente basso, no? Se no, ovviamente
si considera anche degli ambienti più articolati per gestire 30 siti di alta capacità. E quindi in uno scenario come questo potrebbe essere necessario gestire 30 licenze di tipo pro per poter gestire tutti quanti questi siti. Come dicevo, sono stackable, quindi il WAF è singolo come tipo di apparato e su questo apparato vengono aggiunte poi la parte di licenze. Lo vediamo tra un attimo, vi faccio vedere velocemente la demo. Le piattaforme per cui è disponibile cloud privato, quindi VMware Hyper-V, e cloud pubblico, AWS e Azure. Quindi in entrambi gli scenari le istanze del Web Application Firewall sono date disponibili sul cloud, hanno una necessità del bring your own license, quindi la necessità di andare a acquistare la licenza e quindi arrivare con la licenza. Ai costi ovviamente del Web Application Firewall, nel caso di soluzione public cloud, si aggiungono le istanze da utilizzare, le istanze da acquistare all'interno dei due marketplace per poi attivare la licenza, no? E quindi a seconda del taglio e delle dimensioni ci sono dei costi orari che variano. Molti voi di queste cose sanno sicuramente meglio di me da un punto di vista di costo disponibile sulle piattaforme in cloud. Allora, vi facciamo una demo molto veloce, perché sennò andiamo assolutamente fuori dal seminato, ancora un paio di cose da farvi vedere. Vi porto un attimo quindi sul Web Application Firewall disponibile all'interno del live demo di SonicWall. Ok, scheda di Chrome. Allora, aspettate che apro la scheda di Chrome. Ticket. Adesso vi condivido. Bene. Adesso abbiamo qua. Condividi. Dovreste vedere adesso la pagina di Chrome. Datemi conferma che siete sul live demo insieme a me. Vedete tutti il live demo? Sì, perfetto. Adesso ci spostiamo dentro il live demo. Qua sotto avete tutte le varie opzioni di applicazione in cloud e ci spostiamo sul nostro WAF. Quindi una volta selezionato lanciamo il live demo. Ok, vediamo qua, non si fa condividere, eccoci qua, e adesso dovreste vedere l'accesso, no? Alla piattaforma disponibile, eccola qua. Ok, questo è Web Application Firewall disponibile all'interno del demo di SonicWall. Ci possiamo tranquillamente loggare, entriamo in modalità read only all'interno della piattaforma. La prima cosa che vediamo è il numero di licenze disponibili. Come vedete sono esattamente i contatori che vi dicevo prima. La prima è il contatore delle licenze, quindi quante web app sono disponibili, in questo caso ne hanno caricate 14 e sono state istanziate 2 di queste 14, e qual è l'utilizzo dei dati, quindi i dati utilizzati per i 30 giorni. Ok? Quindi questa è la prima schermata che andate a vedere, con poi il resoconto di che cosa è avvenuto all'interno, anzi di cosa è avvenuto, di che cosa il Web Application Firewall ha svolto come funzione di protezione sui nostri web app o siti web che abbiamo esposto. E qui vediamo negli ultimi 6 mesi tutte quelle che sono state le interazioni localmente gestite tramite il WAF, e quindi vediamo attacchi di tipo SQL che hanno raggiunto 15%, SQL injection, web application, blind SQL injection, quindi SQL injection la fa molto per la maggiore come tipo di soluzione, quindi abbiamo, no, la possibilità di scalare su diversi giorni, abbiamo la possibilità anche di scaricarci un report qua sotto di quello che localmente ha fatto il nostro WAF. Quindi abbiamo un'analisi locale e abbiamo un'analisi globale, quindi un dato che, come molti di voi sono abituati a vedere, deriva dall'intelligenza distribuita di SonicWall e quindi da tutte le altre installazioni WAF in giro per il mondo, che quindi hanno dato un contributo a generare questo tipo di statistiche. Dal punto di vista di configurazione il sistema è assolutamente molto semplice, quindi come dicevo prima 2 sono le interfacce, X0X1 che consente quindi la configurazione in single armament mode e in dual armament mode,
da un punto di vista di licensing, vi ritorna, no? La possibilità di andare ad aggiungere quelle che sono le varie licenze, quindi qua vi dà il conteggio, 7 licenze pro, 5 licenze small e 2 licenze medium. E WAF è più specifico. Allora, Diego, Stefano, scusami, chiede la differenza tra WAF e IPS come differenza. WAF è molto più specifico, c'è un pool di strumenti di protezione che si aggiungono alle sole signature. Adesso ve le dirigo. Ecco, quindi qua abbiamo effettivamente i nostri 14 che abbiamo visto prima, site caricati con la banda disponibile a seconda per il taglio pro, abbiamo detto 10, per il taglio small abbiamo detto 50, per il taglio medium abbiamo detto 100, ok? Quindi quella è la capacità poi complessiva che viene resa disponibile. Le cose più tradizionali, certificanti, eccetera, lascio perdere, la parte di network banale di configurazione IP, abbiamo la nostra interfaccia. Una configurazione avanzata, se come vi dicevo dobbiamo andare a configurare il Environment Board, abbiamo le due interfacce da poter configurare. Ecco, la parte di Application Delivery è dove invece andiamo a gestire l'associazione delle nostre web app da proteggere. Okay? E quindi abbiamo l'aggiunta delle nostre web app, qua abbiamo sempre il contatore che ci dice quante abbiamo disponibile, la possibilità quindi di fare l'aggiunta delle nostre web application. Faccio vedere una di quelle già fatte, perché ovviamente essendo un live demo ed essendo in modalità non config non mi fa andare avanti in nessun modo, e quindi ci dà intanto l'indicazione di qual è il server da gestire, da proteggere, ci dà le indicazioni del DNS, alias del DNS da utilizzare per consentire agli utenti di raggiungere, ci dà l'associazione del certificato SSL che dobbiamo quindi assegnare al nostro firewall per consentirgli di fare da reverse proxy. Nella parte di security andiamo ad attivare quelle che sono le feature di sicurezza, quindi web security, capture ATP, policy di accesso, authentication control, quindi la parte di gestione del controllo dell'autenticazione. Parte genere possiamo perdere. Qua eventualmente se vogliamo individuare, indicare qual è il logo del sito, qual è la favicon del sito, eccetera, possiamo specificarla per ciascuna delle nostre web app. Esiste anche la possibilità non solo di specificare una singola applicazione, ma anche nel caso che quell'applicazione faccia parte di un gruppo di bilanciamento. Okay? Quindi possiamo specificare un balancing group in cui andiamo a individuare due le applicazioni, quindi il nostro cluster che mantiene sulla nostra web application, quindi la balancing group. Possiamo specificare wait request o list request in modo da gestire la meccanismo di persistenza, e quindi in questo caso attribuire un 25% o 75% nel caso del peso, okay, dei due nodi che fanno parte del nostro web server, no? E quindi come fare poi probing, eccetera. La parte di web security invece è quella che ci consente di andare ad attivare le feature. Quindi qua ci dice lo status, ci dà l'indicazione delle signature che sono disponibili. E nelle impostazioni setting, nella quella schermata che vi facevo vedere prima, ci dà l'indicazione di come utilizzare il Web Application Firewall. Quindi la prima attivazione, l'indicazione dell'utilizzo delle signature, che ha fatto un po' riferimento a Stefano prima, l'IPS si ricorda che siamo per quella parte, diciamo, compatibili col discorso IPS, priorità degli attacchi elevati, priorità degli attacchi medi, priority attack. La pagina di intrusion prevention di blocco da presentare, la custom che abbiamo fatto vedere prima nelle slide, che però può essere combinata in forbidden, in not found, eccetera. Quindi possiamo anche prevedere quella che è la risposta da dare al nostro utente. Qua abbiamo la custom page, però volendo possiamo prevedere anche di andare anche a un'altra custom page, ad esempio errore 400. Errore 404 not found, no? E quindi specificargli quella. Poi abbiamo quelle protezioni aggiuntive che sono legate proprio all'utilizzo di quelle specifiche minacce indicate anche dall'OWASP Top 10. E quindi, ad esempio, Cross-Site Request Forgery, Cookie Tampering, Web Server Fingerprinting Protection, Information Disclosure, che consente quindi il mascheramento di tutte quelle che sono le informazioni legate a numeri di credito, eccetera. Protezione DOS, quindi blocco del numero delle sessioni, e gestione quindi di logout delle sessioni. Quindi, diciamo, ci sono tutta una serie di controlli che vengono aggiunti,
che vengono aggiunti e che vengono quindi dedicati alla parte proprio di web application. Okay. Quindi, come dicevo, la parte di firme è una delle parti con cui andiamo ad attivare il web application firewall su un'applicazione esposta. Okay? Quindi abbiamo le nostre signature, che possiamo scorrere, abbiamo le regole custom, quindi possiamo andare a creare delle regole che sono già previste all'interno del sistema, quindi autorizzare ad esempio solo il comando post, non utilizzare il comando get per inibire determinati tipi di interazione che un attacker può avere col nostro website. La profilazione dell'applicazione, quindi possiamo registrare il comportamento corretto che deve avere un'interazione giusta di un utente nei confronti del nostro website, andando quindi a creare un pattern matching che dia modo di definire una rule di accesso alle risorse disponibili sul nostro sito, che quindi risulta essere legittima rispetto ad altre metodologie di accesso che risultano essere non legittime. Abbiamo l'attivazione della parte di GeoIP e botnet filtering, abbiamo l'attivazione del capture ATP. Queste sono semplicemente tutte le funzioni di sicurezza raccolte in una macchina che può stare standalone a protezione di un singolo website posto all'interno di, ad esempio, Amazon AWS. Torno alla presentazione. Ok, perfetto. La ripreso un attimino. Eccoci qua. Una delle funzioni che il sistema consente è quello anche di realizzare un report di PCI compliance, quindi avete modo di poter scaricare il report di PCI e darvi modo di, in questo caso c'è inserita la versione PCI DSS 3.2 e vi dà modo di avere tutte le indicazioni di quali sono i vincoli che la PCI DSS prevede per la protezione del sito web, indicandovi quindi se il vincolo è soddisfatto, se il vincolo è parzialmente soddisfatto, se il vincolo invece deve essere non è soddisfatto e quindi vi indica cosa attivare, ad esempio, per gestire, diciamo, quella mancanza. Okay? Ad esempio, cross-site request forgery in questo scenario qua risulta essere non attivo proprio perché il controllo di protezione del CSRF non è stato abilitato e quindi nel PCI report avete l'indicazione di come soddisfare anche quel vincolo e quindi riuscire a gestire quel tipo di specifica. Avete la possibilità di fare la trial, quindi dentro il MySonical avete il software in trial da poter utilizzare, scaricare e attivare all'interno della vostra piattaforma. Se non ricordo male, questa licenza è disponibile per un cloud locale, quindi Hyper-V e VMware. Sicuramente poi interagendo con i presales di Sonicol c'è la possibilità di avere anche una trial su ambiente cloud, quindi una licenza trial per cloud services. Ok, io avrei finito per quanto riguarda la presentazione del WAF, vi concludo con due paginette ultime. Che sono legate alle ultime novità che sono uscite, quindi approfitto, diciamo, di avervi qua con me per poter approfondire alcune cose. In particolare, vi ricordo le principali promozioni. Sono tutte promozioni legate alla migrazione e alla dismissione di firewall vecchi, consentendovi quindi di avere i nuovi sistemi che hanno livelli di protezione più avanzata, come la parte di Sandbox con Capture ATP e la parte di analisi delle sessioni cifrate oggi disponibili dal SO 250 a salire. Menzione d'onore perché l'ultima arrivata alla promozione di lancio per i SonicWave 200, quindi abbiamo una promo che vi sconta parecchio i multipack della serie SonicWave 200. Abbiamo fatto paio di mesi fa, il mese scorso, scusatemi, il webinar su tutta la parte di cloud management, di Wi-Fi cloud management, quindi se volete andare a rivedere anche quella parte, ritrovate sul nostro sito YouTube tutte le informazioni,
legate ai nuovi Sony Quave, alla gestione in cloud e in contorno questa promo. Mentre per quelli di voi che oggi sono partner Silver, Gold e Platinum o che domani diventeranno partner Silver, Gold e Platinum, è stato aggiunto un nuovo strumento di scontistica che si chiama sconto di specializzazione e che aggiunge un 5% di sconto in più a tutte quelle opportunità che riguardano prodotti specialistici. Al momento i prodotti specialistici sono la parte di Sonic Wave, quindi c'è un percorso di accreditamento che vi porta all'interno dell'University, ve l'ho linkato all'interno nella schermata in basso del curriculum, che vi porta quindi all'interno dell'University a venire accreditati per avere questa specializzazione. Questa specializzazione normalmente è uno sconto che viene aggiunto a un deal registration, quindi abbiamo un progetto che ha già un suo valore, sul quale avete già una scontistica, e se quel progetto riguarda dei prodotti specialistici, quindi prevede quindi questo sconto di specializzazione in più, si può aggiungere questo ulteriore 5% di sconto. Ok. Vi ho riassunto in fondo la bibliografia di tutta la parte che abbiamo analizzato oggi. E io ho concluso. Ok. Stefano, c'è una domanda tra Wi-Fi e FPS, che differenza c'è? Spero di avere stato di essere stato esaustivo sulla differenza tra i due sistemi, Wi-Fi e FPS. Sicuramente tutti e due hanno una parte di signature. Il WAF ha tutta una serie di strumenti in più che consentono quindi di individuare attività legata esclusivamente alla interazione di un attaccante con un website, cookie tampering, cross-site request forgery, server fingerprinting, che sono quindi attività molto più specifiche, come pure la possibilità di fare profiling. Volevo approfittare prima, vi invito ovviamente a provare il Web Application Firewall. Il demo vi dà modo di vederlo, analizzarlo, di sfruttarlo, eccetera, e da un punto di vista ovviamente formativo ed educativo. Se avete modo invece di poter avere una risorsa da poter gestire, esporre, eccetera, attivarvi un Web Application Firewall in trial potrebbe essere un buon modo poi per apprezzarne l'efficacia e la bontà. Come vedete, anche la parte di configurazione è abbastanza veloce, indicativamente nei vari webinar del vendor danno un'indicazione al massimo di 15 minuti per l'installazione e lo schieramento del Web Application Firewall. Ok, bene, grazie ancora a tutti per il tempo, per la disponibilità. Ci sentiremo il mese prossimo per l'ultimo appuntamento prima delle vacanze. E a presto. Ciao, ciao a tutti, grazie.